sapienza e della guerra, profanandone così la sacralità. Atena allora meditò vendetta su Medusa, che si era anche vantata di avere capelli più belli della dea. Quindi Atena trasformò i suoi capelli in un intreccio di serpenti, fece di lei un mostro orrendo e diede ai suoi occhi il tragico potere di pietrificare chiunque l'avesse guardata. È l'ira di una dea, è la maledizione, la terribile immagine riflessa e la bellezza persa per l'eternità. Medusa fu ripudiata dagli umani. Atena la lasciò quindi regnare sola sull'unico popolo che ormai non la temeva. L'Ade, il regno dei morti, sarebbe stata per l'eternità la sua triste dimora. Il luogo dove espiare la propria colpa e l'aver offeso una dea. Il luogo ideale forse per un terribile mostro. Ma cosa può provare Medusa di inferi? Tra fiamme e dolore.